Michele Navarra, avvocato scrittore, attraverso le pagine del suo libro dal titolo L'ultima occasione, che devo dire molto scorrevole e piacevole, tratta anche un tema purtroppo molto attuale e di estrema importanza, il bullismo. È così? Sì, possiamo dire che il mio romanzo parla di bullismo, o meglio, di quelle che sono le conseguenze tragiche, umane e giudiziarie di un atto di bullismo. L'incipit del libro, la scintilla che dà il via poi all'azione principale, è proprio un episodio di bullismo dove un prepotente, insieme alla sua accolita di amici, pensa bene di divertirsi umiliando un soggetto ritenuto più debole. Il suo libro, L'ultima occasione, è una riedizione riveduta e corretta del romanzo d'esordio. Lo scenario principale qual è? Possiamo dire che lo scenario principale del mio romanzo è Roma, la città di Roma, o meglio, il Tribunale di Roma, la Corte d'Assise di Roma. Il mio romanzo di ambientazione giudiziaria, quindi il fulcro dell'azione si svolge là, in un'aula del dibattimento, tra interrogatori, controinterrogatori, arringhe e discussioni delle varie parti in causa. E ovviamente l'antefatto del libro si svolge altrove, all'inizio in Sardegna, dopo alle porte di Roma, dove ci sarà la festa che finirà purtroppo in modo tragico, ma possiamo sicuramente dire che il fulcro del romanzo è in un'aula di giustizia. Da sottolineare che lei scrive di romanzi di ambientazione legale, ma alla portata di tutti, con risvolti a tratti ironici, affascinanti, che porta il lettore anche ad una riflessione su appunto temi odierni. E questo volume è addirittura pedagogico, potrebbe essere introdotto negli ambienti scolastici. Sì, uno dei miei obiettivi quando ho cominciato a scrivere era proprio quello di riuscire, di cercare, di coniugare un romanzo avvincente con la possibilità di spiegare al lettore, non soltanto al lettore specializzato, ma anche al lettore generalista, come funziona esattamente il processo penale in Italia. Io penso che il nostro processo sia straordinariamente avvincente, che quindi non ci sia bisogno per fare un bel romanzo di ricorrere a delle scopiazzature di quelli che sono i tipici legal di stampa anglosassone che siamo abituati magari a vedere in televisione o a leggere nei libri che pure sono bellissimi di John Grisham, ad esempio, di Scott Turow. Il nostro processo è straordinariamente avvincente con meccanismi che hanno una tensione, un pathos emotivo straordinari. Quindi riuscire a inserire in questo contesto molto avvincente anche delle spiegazioni, ovviamente non noiose, perché non era quello il mio intento, su come funziona il meccanismo processuale in Italia, poteva sicuramente essere uno degli obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda le possibilità, diciamo, che tu hai definito pedagogiche del romanzo, senz'altro per un ragazzo alle volte abituato a tenere una serie di condotte senza prendere in considerazione quelle che possono essere le conseguenze umane e anche giudiziarie di queste condotte. Certo, nel libro si spiegano e quindi magari il ragazzo può toccare con mano a cosa possono portare determinate condotte che magari uno intraprende con troppa superficialità o con troppa leggerezza. Ma veniamo ai suoi protagonisti. Chi sono e perché destano curiosità? Il protagonista del mio romanzo, che è l'avvocato Alessandro Cordiani, possa essere un personaggio che con facilità riesce a entrare in un rapporto empatico con il lettore. Io sostanzialmente volevo tratteggiare un personaggio che fosse il più possibile verosimile. Io ritengo che sia possibile invece creare un personaggio divertente, avvincente e che entri in un rapporto empatico con il lettore anche semplicemente dipingendo un bravo professionista come potremmo essere tutti noi.